Allora, le denunce di usura, chi è finito nell'usura da nord a sud sono state sempre di più. Le persone purtroppo non così le denunce, è un problema di cui vogliamo trattare questa mattina. Cominciamo Massimo con un'intervista proprio al prefetto Giovanna Stefania Cagliostro. Esattamente, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e usura. L'intervista è a cura di Maria Teresa Bisogno. Ascoltiamo. Prefetto Giovanna Stefania Cagliostro, commissario straordinario antiracket e usura per la criminalità organizzata. Questo periodo di Covid, di pandemia, è stato ed è sicuramente, come dire, terreno fertile per fare affari. I casi sono in aumento da Milano a Palermo. Com'è la situazione? È chiaro che la pandemia ha generato un rallentamento dell'attività produttiva e quindi conseguentemente ha generato anche una forte domanda di liquidità da parte di famiglie e di imprese. Chiaramente ciò ha favorito le organizzazioni criminali, come sappiamo, pronte a trarne vantaggi economici attraverso l'appropriazione di realtà produttive in difficoltà o comunque fornendo un sostegno finanziario alternativo rispetto ai circuiti legali. Quali sono le categorie più a rischio? Guardi, diciamo che le categorie più a rischio, la crisi ovviamente di attività produttive colpisce i titolari di aziende, ma anche lavoratori e loro famiglie. È chiaro che racket e usura interessano particolarmente le regioni meridionali, Sicilia, Calabria, Campania, però chiaramente la penetrazione della criminalità nelle imprese con metodi estorsivi ed usurari non risparmia neanche il nord. È chiaro che le categorie sono quelle dei commercianti, dei piccoli imprenditori, dei titolari di partita IVA, però purtroppo anche le famiglie. Perché sappiamo che se un titolare di un'impresa perde il lavoro è chiaro che la famiglia è in difficoltà. Ci può dire chi denuncia di più? Guardi, non si tratta purtroppo di chi denuncia, perché è chiaro che denuncia in percentuale le categorie che le ho prima detto, però purtroppo le denunce sono molto poche, perché o per vergogna o per dignità le persone, diciamo, destinatarie di questi reati odiosi di usura ed estorsione non denunciano e quindi è chiaro che si è in difficoltà. Senta, commissario Cagliostro, ecco, un messaggio proprio per queste vittime di usura ed estorsione che non denunciano, appunto, magari per timore, per paura. Facciamogli sapere qual è l'aiuto dello Stato, l'aiuto reale dello Stato. Guardi, l'aiuto reale dello Stato, intanto devono denunciare perché lo Stato è dalla loro parte. La campagna pubblicitaria che abbiamo mandato in onda in questo periodo lo dice chiaramente. Per farle capire le do qualche dato. Noi in tutto il 2020 abbiamo erogato tra, diciamo, estorsione ed usura più di 23 milioni di euro e nel solo trimestre del 2021 più di 4 milioni di euro. Quindi ecco, qual è il presupposto però per accedere al fondo di solidarietà che noi ovviamente gestiamo e quindi è il risultato delle somme che le ho appena detto. Il presupposto per accedere al fondo è denunciare. Coloro che sono destinatari di questi reati si rivolgano anche alle associazioni, perché guardi, le associazioni antiracket e usura accompagnano la possibile vittima in un percorso che poi potrà portarli alla denuncia, ma soprattutto anche avere fiducia nelle forze dell'ordine, denunciare alle forze dell'ordine questi reati odiosi e poi il fondo assolutamente esaminerà al meglio le loro proposte. È importante per tutti sapere che esiste un fondo dello Stato a sostegno delle vittime di usura e racket, quindi bisogna denunciare. Certamente. Per essere aiutati. Certamente, sì. Commissario, per concludere, un bilancio dei primi 6 mesi del suo mandato. Guardi, è un bilancio intanto positivo dal punto di vista umano, perché davvero il mio ufficio lavora con il cuore, perché dietro ogni stanza c'è una situazione delicata. Ecco, l'unica criticità che stiamo superando è la lungaggine burocratica e in questo ci stiamo attrezzando perché stiamo ponendo in essere una piattaforma informatica più veloce ed inclusiva che certamente comprime
esprimerà i tempi comprimibili dell'istruttoria che porterà poi all'elargizione dei contributi previsti dal fondo. E quindi chi denuncia, ripetiamo, ne potrà usufruire? Assolutamente sì. Denunciate perché noi siamo dalla parte vostra. Lo Stato è con voi.